ragazzi, sono qua per parlare di questo, soprattutto a seguito di una ricerca che è stata fatta nell'ambito di un meeting di Italia Creativa, dove risulta che l'industria dello spettacolo, allargata naturalmente, più che altro una parte dell'industria culturale, è la terza fonte di reddito, di posti di lavoro. Sta crescendo a una velocità superiore a quella che ha il paese a livello di crescita. Inoltre, in questa ricerca non sono state prese in considerazione le cose che noi diamo per scontate: il turismo, l'enogastronomia, il settore alberghiero, piuttosto che la moda. Insomma, se vogliamo veramente allargare il campo della parte economica, della creatività, in realtà probabilmente i risultati sono di gran lunga più alti e più interessanti ancora. Però insomma, siccome passiamo per un ambiente che è puro intrattenimento, con la cultura non si mangia, avevo sentito qualche anno fa, in realtà i dati dimostrano esattamente il contrario. La cosa interessante è che tutto il mondo occidentale, diciamo, si sta muovendo in questa direzione. Gli Stati Uniti hanno inserito nel PIL la creatività, cosa che dovrebbe avvenire presto anche qua, spero. E questo perché ormai di creatività si parla in tutti i settori, anche nell'industria. L'innovazione tecnologica e la ricerca sono creatività, sono cultura in fondo, no? E fanno parte comunque. Ormai non c'è più una divisione a compartimenti stagni dell'economia, ma anche della cultura di un paese. Credo che l'Italia sia uno dei paesi che per ridefinirsi nel futuro abbia veramente bisogno di considerare la cultura come motore trainante anche a livello economico, perché comunque rispetto ai macrosistemi è chiaro che quello che dovrà distinguerci sarà l'unicità e quindi la creatività, le idee, l'innovazione, la sperimentazione, cosa che già c'è, già ci distinguiamo in tutti i settori per questo. E per questo dobbiamo, secondo me, Ma io credo che io sono venuto spesso in Emilia in generale, anche a tenere delle masterclass, dei corsi. Io ho un percorso di 30 anni, nel corso di questi 30 anni ho avuto modo di constatare che l'Emilia è stata sempre il cuore di un certo tipo, il cuore pulsante di un certo modo di pensare la cultura, di un certo modo di fare musica. Per tradizione è un paese, una parte, una regione, una parte del paese che non manca mai nei tour, nelle manifestazioni culturali, ed è una delle prime regioni che ha fatto della cultura anche una parte trainante della propria economia, perché qua è nato il modo di pensare l'economia, il modo di pensare cultura in economia, se vogliamo, no? Per l'economia. Quindi sicuramente è una parte dell'Italia che è più avanti di altre, dove si sperimenta più che da altre parti, però ha trainato anche le altre regioni. Basti pensare alla Puglia, che negli ultimi 25 anni è cambiata radicalmente. Ha rimpostato quasi tutta la sua sussistenza, la parte, diciamo, economica e la parte sociale che la contraddistinguevano in passato, e adesso è diventata la California d'Italia. È incredibile il cambiamento che è stato fatto in un periodo così breve, no? Addirittura c'è saturazione durante il periodo estivo per quel che riguarda l'offerta di manifestazioni culturali, mostre, concerti, però la Puglia si è rivalutata tantissimo, non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista economico. È un esempio virtuoso e notevole, che segue l'Emilia. Sicuramente l'Emilia rimane una delle regioni, se non la regione trainante da questo punto di vista. Posso chiedere una cosa? Lei è anche un imprenditore, perché produce anche, ha un'impresa ovviamente, in Sì, qualche modo, sì, oltre che sono molto artista, è piccolo, anche, molto certo, molto piccolo. piccola. E so che ha partecipato a X Factor anche perché voleva, insomma, avere più visibilità. Da un punto di vista imprenditoriale, questa partecipazione a X Factor le ha portato delle variazioni nel fatturato? Stiamo sull'economico, però. Sì, non solo direttamente ma anche indirettamente, perché naturalmente quando uno acquista visibilità attira progettualità in generale, è un po' la legge dei nostri tempi, anche grottesca certe volte, però è così.
Devo dire che sono tante anche le cose che ho rifiutato, più per mia formazione che per non interesse, nel senso che molte delle offerte che vengono fatte a personaggi televisivi poi sono legate al mondo della pubblicità, per esempio, che è un mondo che mi interessa poco se non è legato alla sponsorizzazione di eventi. Siccome in questo momento non ne ho in cantiere, non ho sfruttato quel ramo che invece mi avrebbe potuto dare parecchia economia.